ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Robby e oggi andremo in miniera. Allora, nei commenti, come ho già chiesto, mi avete lasciato un programma per registrare, dando qua tolto molti alberi, se vi ha legna. Mi avete detto di usare Fraps, me l'ha detto Joel TV. Sì, sto visualizzando adesso il commento, sì, Joel TV. Allora, e Fraps lo metterò nel prossimo episodio, perché oramai questo qua ho cominciato a registrare con il programma di cacca, diciamo. Allora, oggi vi spiegherò il livello, perché questi qua, se vedete questo menu, c'è il secondo capoverso, c'è scritto XYZ, due punti, e poi c'è X che è 160,395, poi c'è Y che è quello che interessa a noi, e poi c'è Z. Allora, ognuno, se avete fatto già il piano cartesiano a scuola, vi spiega cosa, cioè i tre assi. Noi ci dovremmo basare su Y, quindi iniziamo a scavare. Ovviamente qui ho fatto casino. Ok, ci vediamo fra poco. Ed eccoci tornati, ragazzi. Fammi sistemare il microfono. Allora, uno di questi livelli dove si trovano maggior parte di materiali è il livello 16. Infatti, dove ci sono materiali c'è anche lava. Si sente, no? Ok, non si sente più. Comunque, qui bisognerebbe storciare tutto, è solo che non ci ho pensato. E cominciamo a fare tunnel. Ovviamente ho detto uno dei livelli perché sono anche altri. Allora io di solito li trovo nel livello 12 materiali. Ah, durante il passaggio ho trovato il ferro grezzo, come adesso, e dell'arenaria, sarebbe sabbia compressa. Qui abbiamo trovato altro ferro. E niente, poi ho preso anche un po' di carbone, qui infatti lo vedete, ho ucciso qualche mob e qualche pollo, infatti sto anche morendo di fame, mangiamo il coniglio del primo episodio. Ok, non basta, e ovviamente non basta. Comunque ovviamente il nostro obiettivo è arrivare al diamante. Vabbè, se non già la facciamo neanche dobbiamo piangere, non ce la facciamo e basta. Si trova e si fa un'altra miniera. Vabbè, quella lo prendiamo dopo. Adesso andiamo verso il livello 12. Vi consiglio di scavare sempre così. 1, 2 e 3. Perché se andate sempre verso giù e incontrate lava non vi salvate. Invece così potete vedere se avete lava avanti, no? Ecco, adesso siamo a livello 12, abbiamo già trovato redstone. Ovviamente a noi serve una fornace che abbiamo lasciato sopra. Adesso ne rifacciamo un'altra. Allora, adesso gli orari che vi ho detto nel video degli orari, beh, non valgono più di tanto, perché questo episodio uscirà venerdì e quello là di ieri è uscito ieri. Allora, qui rompiamo, facciamo una crafting table, la mettiamo qui. Ovviamente, come ho detto nel primo episodio, facciamo così la fornace e la piazziamo qua perché è bello qua. Mettiamo un carbone e 15, mettiamone 2. Il carbone mi sembra che cuoceva 8 alla volta, quindi cioè cuoce fino a 8, non 8 alla volta, magari. Adesso andiamo un po' avanti. Anzi, restiamo qua e aspettiamo che si cuocia questo. Ci vediamo fra poco. Ok, ragazzi. Adesso ci ha dato un achievement. Questi achievement sono le imprese. È tipo quest'albero genealogico delle imprese. Allora, questo qua, cioè, ognuno ha qualcosa da fare o da craftare.
Tipo questo, un'aura potentissima, dovrei trovare tantissimo oro, fare una mela dorata con i blocchi d'oro. Poi qui trovare diamanti, anche qui. Vabbè, e scopriremo tutto più dopo. Comunque adesso facciamo un piccone in ferro questa volta. Perché il piccone in ferro può prendere la maggior parte dei minerali, anzi tutti i minerali. Vabbè, tranne l'ossidiana che si forma facendo o lava più acqua più lava, non mi ricordo. No, acqua più lava, ferma. Ok, allora mettiamo i tre lingotti così. Ecco qui, piccone in ferro. E prendiamo la redstone. Ogni blocco da 4 redstone. 4 unità di redstone. La redstone può essere utilizzata per fare i circuiti. E per fare delle torce di redstone sarebbero tipo energia infinita. Ecco qui, mettiamo una torcia qui e usiamo l'andesite perché è il programma, cioè, è il materiale che ci serve di meno. Mi sono fissato con il programma per registrare. Ok, adesso che abbiamo rotto un piccone, ne prendiamo un altro perché hanno una durabilità. Vabbè, questo già lo sapevate. Allora, in questo menu premendo F3, la sedite la lava. Bene. Allora, allontaniamoci da qua. In questo menu, dalla 1.8 mi sembra, che hanno aggiunto di qua a destra, quel rigo da solo, la scheda grafica e giù a tutto il tipo di cubo. Tipo questa qua è diorite, infatti variante c'è scritto diorite e Minecraft è stone perché è sempre stone. Questo qua è stone. E niente, vi aggiorno quando trovo un prossimo minerale. Ovviamente la mia fortuna ha voluto, e adesso sono molto molto ma molto ma molto incazzato, ha voluto che finissi nella lava. Vabbè. Oltre alla redstone, il carbone, nulla di importante. È colpa tua. Muori, 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 muori. No. Ci tocca fare tutto da capo un'altra volta. Va bene? Scusate per il contrattempo. Ci vediamo fra poco. Adesso ragazzi, ancora non ho cominciato a far niente, però per salvare la nostra roba più importante che non vogliamo portarci dietro, possiamo fare delle casse o chest. Dove ci sono anche singole, oppure se messe insieme ad altre, formano una cassa multipla. E niente, ci rivediamo ancora fra poco. Ok ragazzi, questo episodio è un po' sfortunato. Comunque, mi sono rifatto tutta la roba. Ah, qui c'era una curva, aspetta. Vabbè, non ho torce. Vi faccio vedere. Ah, ecco. Oh, episodio è pieno di fail, pieno pieno pieno. Comunque, adesso arriviamo giù. Intanto volevo dirvi che gli orari, quella del video, cioè sono quella gli orari ufficiali, cioè i giorni ufficiali, perché gli orari ancora non li ho detti. Vabbè, e non valgono più di tanto perché, non, cioè, questo episodio sarebbe uscito fuori programma. Vabbè, non pensiamo a questo, pensiamo ad altro. Pensiamo adesso che la nostra roba è qui sotto, sepolta, distrutta dalla lava. E io come uno stupido a scavarmi sotto. Ecco perché non dovete mai scavarvi sotto. Ok. Vi aggiorno un'altra volta quando troverò altri tipi di minerali. Ok ragazzi, volevo mostrarvi questo. Anche l'andesite fa questo. Allora, la diorite levigata si fa mettendo 4 di diorite. Ed esce questo. Poi basta rifarlo. Premete shift tasto destro. Ecco qua, diorite levigata. Più o meno, se sapete già com'è la diorite che è stata aggiunta, guarda, questa qua è diorite normale. Cioè, questa qua è diorite normale, questa qua è diorite levigata. Allora,
Ovviamente l'ho messo anche giusto. Qui ho trovato 20 carbone, però senza dimenticarci, corriamo un po', senza dimenticarci che qui... Oddio. Ah, qui, aspetta, ho sbagliato tutto, fail. Senza dimenticarci che qui abbiamo de del ferro, quella che avevamo lasciato a cuocere prima. E quindi rifacciamoci il benedetto piccone. Ce l'abbiamo fatta. Allora, con questo piccone, ricordiamo come dei pazzi, andremo a prendere la redstone che ho lasciato qui. Non è che ho lasciato, non potevo prenderla, quindi. E già potremmo diventare full ferro se troviamo altro ferro. Già se ne troviamo 9 possiamo fare. Intanto facciamo delle torce prima di pensare a fare qualcos'altro. Diamo questo. Delle torce di qua e di là, mettiamo questo a posto del coniglio e andiamo ancora di più. Ovviamente guardate gli altri video che non avete visto, tipo il primo episodio. Vabbè, se poi come succede a me che mi annoia il primo episodio perché è sempre la stessa routine, non lo guardate. Perciò ho voluto fare il giorno dopo già il secondo episodio. Beh, ci rivediamo lo stesso fra poco. Ma siamo circondati soltanto da lava? Sembra che c'è un cerchio di lava sotto dove sto scavando. Guarda. Ovviamente io sono stupido, quindi. Premiamo Shift in modo che anche se ci spingiamo oltre non cadiamo e cerchiamo di riaggiustare tra parentesi tutto questo. Volevo metterlo in modo diverso, però esce così e basta. Allora, vabbè, ci vediamo fra poco, che vi devo dire. Ok ragazzi, ora che abbiamo trovato, cioè che abbiamo già abbastanza ferro, possiamo già diventare con gli arnesi di ferro, che sono molto utili e più potenti di gran lunga dei cosi, degli attrezzi in cobblestone. Allora, cominciamo a fare un'ascia, una pala e una spada. Il piccone l'abbiamo già. Ovviamente sembra un po' sprecato, infatti gli oggetti che ancora non abbiamo utilizzato li utilizzeremo. Il piccone in legno, bah, lo lascio qua. Intanto mettiamo da parte altri. E adesso che ci stiamo, beh, andiamo sempre verso sopra. Qui abbiamo qualcosa da prendere? No. Ok, ci torneremo nel prossimo episodio. Ovviamente mi salto questo pezzo dove devo mettere anche torce, eccetera. E che vi devo dire, ragazzi? Anche questo episodio è finito. Non dimenticate di mettere il mi piace per sostenermi, di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e mettere nei commenti come avete fatto nel video passato, sia il programma per registrare che adesso già ho, quindi escludetelo. Vabbè, scrivete qualcosa nei commenti, qualche dritta o qualcosa che volete vedere in questo episodio, perché faremo anche costruzioni. Comunque, il mio nome è come sempre Robby, Minewolf, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!